Isaia, capitolo 37. Quando il re Ezechia ebbe udito questo, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco ed entrò nella casa del Signore. Mandò Eliachim, sovrintendente del palazzo, Sebna il segretario e i più anziani sacerdoti, coperti di sacchi, dal profeta Isaia, figlio di Amoz. Essi gli dissero: «Così parla Ezechia, oggi è un giorno d'angoscia, di castigo e di disonore, poiché i figli stanno per uscire dal seno materno, però manca la forza per partorirli. Forse il Signore, il tuo Dio, ha udito le parole di Rabsaché, che re d'Assiria, suo signore, ha mandato per insultare il Dio vivente. E forse il Signore, il tuo Dio, punirà le parole che ha udite. Rivolgigli dunque una preghiera in favore del resto del popolo che rimane ancora». I servi del re Ezechia andarono dunque da Isaia. Isaia disse loro: «Così direte al vostro Signore. Così dice il Signore: non temere le parole che hai udito, con le quali i servi del re Assiria mi hanno insultato. Ecco, io metterò in lui uno spirito tale che all'udire una certa notizia egli tornerà nel suo paese, e io lo farò morire di spada nel suo paese». Rabsaché tornò da re d'Assiria e lo trovò che assediava Libna, poiché aveva saputo che il suo signore era partito da Lachis. Il re ricevette questa notizia concernente Tirac, re di Etiopia. Egli si è mosso per farti guerra. Udito questo, inviò dei messaggeri a Ezechia con questo messaggio: «Dite così a Ezechia, re di Giuda: il tuo Dio nel quale confidi non ti inganni dicendo: Gerusalemme non sarà data nelle mani del re d'Assiria. Ecco, tu hai udito quello che i re d'Assiria hanno fatto a tutti i paesi, come li hanno distrutti, e tu riusciresti a scampare? Gli dèi delle nazioni che i miei padri distrussero, gli dèi di Gozan, di Caran, di Resef e dei figli di Eden che sono a Talasar, riuscirono forse a liberarle? Dove sono il re di Kamat, il re di Arpad e il re della città di Servavaim, di Ena e di Ivva?» Ezechia prese la lettera dalle mani dei messaggeri e la lesse. Poi salì alla casa del Signore e la spiegò davanti al Signore. Ezechia pregò il Signore dicendo: «Signore degli eserciti, Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Signore, porgi l'orecchio e ascolta. Signore, apri i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato tutte quelle nazioni e i loro paesi e hanno dato alle fiamme i loro dei, perché quelli non erano dei, ma erano opera di mano d'uomo, legno e pietra, e li hanno distrutti. Ma ora, Signore Dio nostro, liberaci dalle mani di Sennacherib, affinché tutti i regni della terra conoscano che tu solo sei il Signore». Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire a Ezechia: «Così dice il Signore, Dio di Israele: ho udito la preghiera che mi hai rivolto riguardo a Sennacherib, re d'Assiria. Questa è la parola che il Signore ha pronunciato contro di lui. La Vergine di Sion ti disprezza e si fa beffa di te. La figlia di Gerusalemme scrolla il capo dietro di te. Chi hai insultato e oltraggiato? Contro chi hai alzato la voce e levato in alto i tuoi occhi? Contro il Santo di Israele. Per bocca dei tuoi servi tu hai insultato il Signore e hai detto: con la moltitudine dei miei carri io sono salito in cima alle montagne, sui fianchi del Libano io abbatterò i suoi cedri più alti, i suoi cipressi più belli, arriverò al più remoto nascondiglio, alla sua magnifica foresta. Io ho scavato e bevuto dell'acqua, con la pianta dei miei piedi prosciugherò tutti i fiumi d'Egitto. Non l'hai udito? Da lungo tempo ho preparato questo, da tempi antichi ne ho ideato il progetto. Ora
ho fatto in modo che si compia, che tu riduca città forti in monti di rovine. I loro abitanti, privi di forza, sono spaventati e confusi. Sono come l'erba dei campi, come la tenera verdura, come l'erbetta dei tetti, come grano riarso prima che metta la spiga. Ma io so quando ti siedi, quando esci, quando entri e quando ti infuri contro di me. Poiché tu ti sei infuriato contro di me e perché la tua insolenza è salita alle mie orecchie, io ti metterò il mio anello al naso e il mio morso in bocca e ti farò tornare per la via da cui sei venuto. E questo, Ezechia, ti servirà di segno. Quest'anno si mangerà il frutto del grano caduto, il secondo anno quello che cresce da sé. Ma il terzo anno seminerete e mieterete, pianterete vigne e ne mangerete il frutto. E il resto della casa di Giuda, che sarà scampato, metterà ancora radici in basso e porterà frutto in alto. Poiché da Gerusalemme uscirà un residuo e dal monte di Sion usciranno degli scampati. Lo zelo del Signore degli eserciti farà questo. Perciò così parla il Signore riguardo al re d'Assiria. Egli non entrerà in questa città, non vi lancerà freccia, non la salirà con scudi e non alzerà terrapieno contro di essa. Egli si ritornerà per la via da cui è venuto e non entrerà in questa città, dice il Signore. Io proteggerò questa città per salvarla, per amore di me stesso e per amore di Davide, mio servo. L'angelo del Signore uscì a colpire nel campo degli Assiri 185.000 uomini e quando la gente si alzò la mattina, eccovi tanti cadaveri. Allora Sennacherib, re d'Assiria, tolse l'accampamento, partì e tornò a Ninive dove rimase. E mentre stava prostrato nella casa di Niscron, suo dio, Adramalek e Sarzer, suoi figli, lo uccisero a colpi di spada e si rifugiarono nel paese di Ararat. Ed Esaradon, suo figlio, regnò al suo posto.